Forma di una messa in scena di sviluppo concettuale che ha un suo dipanarsi in scene ed atti come si ha nelle messe in scena teatrali. Questa è atto primo, scena prima, il gioco. Si racconta che c'è una partita in corso a questo gioco che si chiama Rischio. Rischio, il corpo come territorio di conquista. È l'identità che è territorio di conquista. E in questo gioco dell'identità come territorio di conquista, tutti noi abbiamo dei ruoli, e abbiamo dei ruoli di pedine e al tempo stesso siamo territori. Questo gioco di conquista dell'identità si spinge fino al limite estremo della conquista della morte, ovvero della conquista della libertà di poter disporre e decidere in merito alla propria morte. Le vicende legate alla morte di Luana Englaro assurgono a fenomeno emblematico che ci fa capire come questo aspetto della conquista della morte sia qualcosa di reale e concreto, un accadimento che abbiamo davanti agli occhi. Attraverso la rappresentazione dell'intero e della parte viene rappresentato il rischio dell'assolutizzazione, dell'imporsi di un pensiero rispetto a tutte le altre e quindi la conseguente riduzione dell'esistenza a questo parametro assoluto.